E adesso, con i nostri due ospiti, scopriremo finalmente, ve l'abbiamo detto, vi abbiamo lasciato un po' da soli in questi due giorni. Dice, ma qual è questo cortocircuito che riattiva la vita? E ragazzi, siamo tutti un po' abituati a qualcuno che ci dice cosa dobbiamo fare, cosa dobbiamo dire, come dobbiamo fare, come lo dobbiamo dire. E invece abbiamo l'esperimento sociale che vi dicevo ieri, è stato proprio questo. E ha funzionato perché ieri serpeggiava tra di voi la domanda, la provocazione, alcune considerazioni. Bene, oggi i nostri due ospiti ci porteranno a un livello superiore e direi di presentarli subito. Sì, direi di presentarli subito. Abbiamo qui padre Alex Zanotelli. Può cominciare a salire sul palco. Missionario comboniano che è stato in Sudan, in Kenya, poi lui ci racconterà diffusamente e non ha grande bisogno di presentazioni. E poi abbiamo anche Gabriella Ghidoni. Prego Gabriella. Un applauso. Gabriella è una psicologa milanese e un'imprenditrice sociale. Ha lavorato tantissimo nell'ambito delle cooperazioni internazionali, anche lei poi ci racconterà. Benvenuti, un altro applauso. Vi lascio un microfono da condividere, lo lascio subito a padre Alex. Prego. Prima di tutto, mi sentite? Prima di tutto, buongiorno a tutti voi. Buongiorno. Un grazie per questo invito. È sempre importante prima di tutto incontrarsi, ogni incontro, gli incontri sono quella realtà che fanno la nostra vita. Quando mi chiedono chi sono io l'unica risposta che posso dare è che sono le persone che ho incontrato nella mia vita, per cui gli incontri diventano sempre importanti, soprattutto con incontri con i giovani. Io dico a tutti che è totalmente inutile parlare agli adulti. Io ho 80 anni, la mia generazione sarà fra le generazioni più maledette della storia umana, perché nessuna generazione come la mia, nata dalla Seconda Guerra Mondiale, vissuta fino ad oggi, ha violentato il pianeta in maniera così incredibile come l'ha fatta la mia generazione. Ragazzi e ragazze, io vi presento un mondo malato. Questo è il frutto della mia generazione. So che da voi vengono personalità che vi dicono che voi siete il futuro del mondo. Mandateli a quel paese. Il futuro non esiste, siete l'unica generazione che abbiamo, punto e basta. Voi direte, ma come? Guardate che toccherà alla vostra generazione pensare e ripensare tutto, ma tutto dovete, per permettere davvero ad avere un futuro per il pianeta, per l'umanità, per tutti noi. Avete la vostra generazione anche però un grande vantaggio che nessun'altra generazione nella storia non ha mai avuto. Avete fra le mani uno strumento che vi può aiutare se usato bene, perché è pericoloso anche questo strumento, è il web, che vi può dare la possibilità davvero, è un mezzo potente per davvero aiutare un po' lentamente adesso, non solo lentamente ma molto in fretta, a ripensare tutto, a ricostruire questo mondo. Deve essere radicalmente rifatto. Io ho chiesto appunto di partire analizzando il sistema. Io sono qui questa mattina prima di tutto per aiutarvi un po' a leggere il sistema. Poi, secondo aspetto, anche cosa fare oggi partendo dal basso per cambiarlo questo sistema, che è un sistema di morte per me. Forse due premesse importanti, è onestà intellettuale questa, devo dirvele.
io non posso analizzare il sistema, come ascolterete che vi analizzerò, se non premetto due cose. Primo, il fatto che anch'io sono un convertito. Voi pensate che i missionari vanno a convertire e invece purtroppo sono tornato convertito. Sono vissuto per 12 anni in una delle più terribili baraccopoli d'Africa e non avete l'idea come mi ha fatto i poveri, gli impoveriti della storia, mi hanno fatto ripensare radicalmente tutto, ma tutto. E ho visto quanto è assurdo questo mondo. Io non ho bisogno di venire in Italia per dire l'assurdità fra il sud e il nord del mondo. Dalla mia baracca a Corococcio, questa baraccopoli di Nairobi, c'erano due buchi nel fango della baracca. Io mi potevo vedere attraverso quei buchi i grattacieli di Nairobi. Li avevo lì 30-40 piani davanti a me. A 4 chilometri di distanza da Corococcio, questa roba orrenda, un inferno Corococcio, c'è Musaiga, la zona residenziale più bella di Nairobi, con delle ville che voi ve le sognate anche in Europa. In mezzo c'è un muro che separa chi ha da chi non ha. E questi due mondi non si incontrano, non si vogliono incontrare. Oggi vivo... ho scelto di vivere a Napoli, al Rione Sanità, e anche da lì è un'altra maniera per leggere Napoli, che sono due città tanto quanto come Nairobi. E leggere un'Italia è soltanto quando tu stai da quella parte che incominci a ripensare tutto. Quindi questa è la prima premessa: sono un convertito, convertito dai poveri. Seconda premessa, i poveri mi hanno aiutato a rileggere la Bibbia. Ragazzi, leggere un testo del Vangelo di Marco in una bella villa qui della zona di Rieti o di Roma vuol dire una cosa. Leggere lo stesso testo nella baracca di Corococcio, lo stesso testo vuol dire ben altre cose. Il contesto è altrettanto importante del testo che leggete, e la Bibbia per me, lentamente i poveri mi hanno aiutato a rileggerla. Lì ho scoperto che Dio è il Dio degli impoveriti, è il Dio degli oppressi, è il Dio delle vedove, degli orfani, dei forestieri. E questo mi ha radicalmente fatto ripensare tutto, per cui profondamente sento che la mia fede mi porta poi non solo a leggere, ma è questo Dio che mi invita a cambiare le cose, partendo dagli ultimi, da chi non conta. Queste due premesse sono importanti per onestà intellettuale, altrimenti voi non capireste perché sono così duro in quello che dico. Detto questo, noi siamo dentro un sistema oggi economico-finanziario. Per favore, più finanziario che economico. Seguitemi bene perché cerco di aiutarvi a capire bene il sistema. Ho detto più finanziario che economico. Dalla Seconda Guerra Mondiale agli anni Ottanta avete avuto il sopravvento dell'economia. Le multinazionali, eccetera. In quel periodo, quelli che noi chiamiamo le democrazie liberali d'Occidente, i governi, contavano ancora qualcosa. Difatti i diritti che abbiamo ottenuto, li abbiamo ottenuti in quel periodo, dal dopoguerra agli anni Ottanta, i diritti dei lavoratori, il welfare, tutte queste cose. Dall'Ottanta ad oggi ha preso il sopravvento la finanza. Cioè, ragionate un attimo, i soldi dovrebbero corrispondere a che cosa? A che cosa dovrebbero corrispondere? I soldi che avete in tasca, che girano, dovrebbero corrispondere a che cosa? Dovrebbero corrispondere a quello che noi produciamo. Cioè, se io faccio questo, mettete questa bellissima struttura, tot di materiale,
tot di lavoro, tot di soldi. I soldi devono corrispondere all'economia reale. Oggi questo non è più vero. Gli economisti ci dicono che praticamente noi abbiamo a che fare quello che noi uomini e donne produciamo in un anno corrisponde, secondo gli economisti, a qualcosa come 60.000 miliardi di dollari. Questo sarebbe il PIL globale mondiale. Quello che voi fate girare nelle vostre banche, spostando i vostri soldi, non corrisponde a 60.000 miliardi, corrisponde invece a oltre 1.000.000.000 di miliardi di dollari. Cioè, fra l'economia reale e la speculazione finanziaria c'è un abisso, c'è un qualcosa che va dalle 10 alle 15 volte di differenza. Guardate, questo è il bubbone che ci mina tutti. Quando i vostri ministri vi dicono che dalla crisi, mandateli a quel paese. Finché non scoppia questo bubbone, deve scoppiare, perché è un bubbone che non avete, che crea poi il, forse, allora io perdo un attimo di tempo, ma è importante. I vostri soldi chi è che li stampa? La banca. La banca centrale europea. È una banca pubblica? La BCE è una banca pubblica? Silenzio. No, è privata. Stampa i soldi a chi li dà quella banca? A chi? Anche la banca, la BCE, quando stampa questi benedetti soldi che girano nelle vostre tasche, a chi li dà? No, dovrebbe darli al governo, li dà alle banche. La BCE stampa i soldi, dà alle banche a bassissimo prezzo. 0,3, 0,4, li dà alle banche italiane. Mettete, avete una banca pubblica in Italia? Sono tutte domande, guardate, dovreste rispondermi così su questa roba. No, la Banca d'Italia? No, è stata il 15% della Banca d'Italia appartiene alla Banca d'Inghilterra. Basta pensare, analizzate chi c'è dentro i soldi e capite tutto. Ma è fondamentale, no, è una banca privata, sono tutte banche private a cui i soldi vengono dati. Il governo poi italiano a chi chiede? Quando chiede il prestito, noi, il governo non ha i soldi, quindi li chiede alle banche. A quanto deve pagare il governo di interessi su quei soldi? Subito comincia ad alzarsi. 6, 7, 8%. Guardate che razza di debito abbiamo. A quanto corrisponde il debito italiano? Sì, ma quanti sono concretamente? 2.300 miliardi, una colossale. E continua, ed è con questo che ci stanno strozzando. Ma è tutta una manovra privata, per favore ragazzi, ma cominciate a leggere, ma perché i soldi devono essere in questa maniera gestiti? Chi ha sempre lo Stato italiano cosa gestisce dei soldi? La zecca, cosa vi stampa? La zecca di Stato, eh? Vi stampa le vostre monetine. 50 centesimi, 1 euro, 2 euro, basta. Tutto il resto capite il giro. Ma perché mai uno Stato deve andare da una banca privata pagando tutti quelli? Ma capite la follia in cui siamo dentro, ragazzi? È follia totale la nostra. È così che ci strozzano poi col fiscal compact, con tutta questa roba. È il debito. Noi abbiamo urlato contro il debito del sud del mondo, che al 90% è un debito immorale. E io ho sempre gridato e abbiamo ragione, abbiamo visto quando...
ma anche il nostro debito è la stessa cosa, ma non ci accorgiamo come ci stanno strozzando. Guardate ragazzi, cominciate a riflettere sul problema dei soldi, poi io vi dirò la prospettiva nostra cristiana che cos'è a livello di soldi, è un'altra, su un altro binario. Importante incominciare a capire il problema centrale nostro è proprio la finanza oggi, e dovete incominciare a masticarla questa roba, perché altrimenti non esce fuori da qui. Guardate, ve lo dico con verità. Cos'è che allora questo sistema economico-finanziario, dato che è la finanza che è centrale, a che cosa porta? Porta a far sì che pochi uomini abbiano quasi tutto in mano. Praticamente vi do le statistiche di Oxfam, date quest'anno a Davos. Padre Alex, cambiamo microfono che questo c'ha qualche problema. Scusa. A Davos, dove si incontra chi a Davos ogni anno? A febbraio. I superpotenti del mondo. Oxfam, che è un'organizzazione internazionale molto stimata, quest'anno a Davos ha detto che gli 8 uomini più ricchi al mondo hanno tanto quanto 3 miliardi e 600 milioni di persone più povere. 8 uomini. Tra parentesi, di questo 8, chi è il più ricco oggi? Con tutti i vostri smartphone, web, roba che gira, ma possibile? Come? Bravo, Bezos. Bezos, Amazon, fino a ieri era Bill Gates, Microsoft. Pensate che in una giornata, qualche mese fa, Bezos ha guadagnato 9 miliardi di dollari un giorno. Notate chi ha sempre di più. È la logica dei soldi, è questa. E secondo passaggio su quegli 8 uomini, ricordo a tutti voi ragazzi una cosa importante. Di quegli 8 uomini, 4 sono i padroni di che cosa? Del web. Sono i padroni del web. Amazon, Microsoft, Facebook, Zuckerberg, 4. Capite la connessione con l'informazione, che poi vi butterò lì dopo, ma è importante. Secondo passaggio, Oxfam dice che l'1% della popolazione mondiale, quindi 70-80 milioni di persone, hanno più del 99% della popolazione mondiale. L'1%, praticamente è l'1% che comanda. Facendo che cosa? Facendo sì che abbiamo oggi 3 miliardi di persone che devono vivere con 2 dollari al giorno. 821 milioni, statistiche di giorno fa, 821 milioni tirano la cinghia, fanno la fame, e ammazziamo per fame dai 20 ai 30 milioni di persone all'anno, in buona parte donne e bambini. Io non ho nessun problema a dire che questo è un sistema di che tipo? Di morte. Ma chiaramente, non... tra l'altro, se voi pensate che io non so, stia sparando chissà dove, vediamo se ce l'ho qui sotto mano, prendetevi l'Evangelii Gaudium per favore, Papa Francesco, anche questo non sta passando molto nella Chiesa italiana, purtroppo il Papa l'aveva chiesto a Firenze che in ogni parrocchia ci fosse un gruppo che lo studiasse. Sentite quella che analisi fa nel 55, sì, 53, dice: così come il comandamento non uccidere pone un limite chiaro per assicurare il valore della vita umana, oggi dobbiamo dire no a un'economia dell'esclusione e dell'iniquità, non inequità, non equo. Questa economia uccide. Questa economia uccide. Ricordo che con i beati costruttori di pace, già negli anni 90 hanno fatto un'arena di Verona, che come dicevamo, quando l'economia uccide dobbiamo cambiare. Questa economia, questo sistema, guardate che questo ha spaccato la conferenza episcopale americana.
i vescovi americani dicono: ma forse il Papa non sta parlando, sta forse parlando delle cattive conseguenze, ma il sistema in sé. Il Papa è chiaro, questa economia uccide. Non è possibile che non faccia notizia il fatto che muoia assiderato un anziano ridotto a vivere per strada, mentre lo sia il ribasso di 2 punti in borsa. Questo è esclusione. Non si può più tollerare il fatto che si getti il cibo quando c'è gente che soffre la fame. Questo è inequità, non equo. Oggi tutto entra nel gioco della competitività e della legge del più forte, dove il potente mangia il più debole. Come conseguenza di questa situazione, grandi masse di popolazione si vedono escluse ed emarginate, senza lavoro, senza prospettiva, senza via di uscita. Si considera l'essere umano in se stesso come un bene di consumo che si può usare e poi gettare. Abbiamo dato inizio alla cultura dello scarto, che addirittura viene promossa. Non si tratta più semplicemente del fenomeno dello sfruttamento, dell'oppressione, ma di qualcosa di nuovo. Con l'esclusione resta colpita nella sua radice l'appartenenza alla società in cui si vive, dal momento che in essa non si sta nei bassi fondi, nelle periferie o senza potere, bensì si sta fuori. Gli esclusi sono sfruttati. Gli esclusi non sono sfruttati, ma rifiuti, avanzi. Capite la diagnosi? È Papa Francesco questo, ma da quello che ho detto lo capite su, e capite per me, come credente, come cristiano, io non posso che chiamarlo un sistema di morte, perché davvero, e siamo solo all'inizio, pensate adesso che ci avvieremo, e toccherà la vostra generazione affrontarlo, a tutto il problema dei robot. Che cosa vuol dire per tutti noi, per il lavoro? Ecco perché dovete incominciare a pensare, a ripensare tutto, ragazzi. Secondo aspetto fondamentale, vediamo se ci arrivate. Com'è possibile, ragazzi, che così poche persone possano fare che cavolo che vogliono e decidono tutto e hanno in mano praticamente tutto e miliardi di esseri umani non reagiscono? Cos'è che blocca i poveri dalla ribellione? Cos'è che li blocca? Ma sarebbe così naturale, quando io mi sento, ma cavoli, ma non posso accettare una roba del genere. Cosa che bocca non soltanto qualche povero, miliardi di esseri umani. Come? Assuefazione. Guarda, quando tu vivi in baraccopoli, capisci, la rabbia che c'è dentro ha suoi fatti, cavoli, e lei con la realtà in maniera feroce. All'informazione. Ah, scusa, no, scusa, non ho capito. Informazione, guarda che sono più informati di noi. Non tanto in quello che io vi sto dicendo, ma come riescono a leggere il sistema. I poveri hanno una lettura... Mamma, mi hanno aiutato proprio a leggere le cose, vorrei raccontarvi di quelle cose qui. No, non è il problema, c'è anche quello, se vuoi, ma è molto secondario. Cos'è che permette all'1% della popolazione mondiale praticamente di avere il 99% e tutto il resto non riesce a ribellarsi? Ragazzi, le armi. Guardate, vi do le ultime statistiche appena uscite adesso dal SIPRI, Istituto di Stoccolma, che ci dicono che l'anno scorso sono stati spesi a livello mondiale 1.739 miliardi di dollari in armi, pari a
4 miliardi, 500 milioni di dollari al giorno che spendiamo in armi. 4 miliardi, 500 milioni che spendiamo in armi a livello globale. E che mani sono queste? Ma è talmente ovvio che sono le mani di chi ha. È quello che, soprattutto l'atomica, poi, che è il grande arma del terrore. Lo diceva il grande arcivescovo Hunthausen di Seattle. Le nostre armi, in particolare le armi atomiche, proteggono che cosa? I nostri privilegi e il nostro sfruttamento. Era abbastanza in viso in Vaticano Hunthausen, ma era l'anima dietro la lettera che poi i vescovi americani hanno scritto, hanno dovuto ammorbidire sulla pace. Lo scontro con Reagan lì era fortissimo. Ma è questo il problema fondamentale, le armi. Prendete un paese come l'Italia. Quanto abbiamo speso l'anno scorso in armi? In Italia in un anno? Ai, con tutta sta roba che avete in mano, ragazzi. Per? Non arriviamo a quello che sarebbe. Abbiamo speso l'anno scorso 25 miliardi di euro, pari a 70 milioni di euro al giorno che spendiamo in armi. Un paese che noi non siamo in guerra con nessuno, un paesino da nulla in confronto al resto del mondo. Ma perché spendiamo tutti questi soldi in armi? Ve lo dice l'ex ministro della difesa, ve la ricordate? La Pinotti ha preparato il libro bianco della difesa. Sul libro bianco firmato dal Consiglio dei Ministri, per favore, dice che l'Italia andrà in guerra ovunque i suoi interessi vitali saranno minacciati. Quali sono i nostri interessi vitali? Sì, quelli, vabbè, ma quelli servono per gli interessi vitali come nazione. Gas, petrolio, carbone, sono queste le cose vitali per noi, i vari minerali. Perché abbiamo fatto la guerra contro Gheddafi 2011? Petrolio. Abbiamo ammazzato Gheddafi, amico nostro, avevamo un trattato, Berlusconi l'aveva ricevuto ufficialmente a Roma, trattato d'amicizia, l'abbiamo fatto fuori come un cane, producendo quel disastro che è la Libia oggi. E adesso siamo qui a piangere su tutta questa gente che scappa, ma Gheddafi dava lavoro a 2 milioni di migranti in Libia. Guardate che disastro. Petrolio. Cos'è che tutti voi avete in tasca? Pensate stare pochi soldini. Il cellulare, per fare il cellulare se avete bisogno di un minerale, in particolare, molto importante oggi. Anche, ma non è, il coltan. Coltan, Colombium Tantalium, unito insieme in natura, l'80% viene dal Congo. Abbiamo fatto una guerra in Congo dal 96 al 99 che continua oggi, che ha ammazzato almeno minimo 4 milioni di congolesi. I nostri telefonini sono insanguinati. Noi siamo tranquilli, possiamo andare a fare la nostra comunione tranquilli, a sentire il nostro bel Gesù, che buono. Non ci accorgiamo. Notate il sistema come funziona. E qui capite un po' le guerre che stiamo facendo dappertutto, l'assurdità della guerra in Iraq che ha creato il caos. Era Obama quando era presidente che ha detto che la madre dell'ISIS è la guerra in Iraq, ma è talmente ovvio. Ma capite un po'? Ecco, allora abbiamo a che fare con un sistema economico, finanziario, militarizzato. Capite l'importanza dei militari e di tutte queste spese in armi, il perché lo facciamo? E terzo aspetto fondamentale di questa storia è che questo sistema economico, finanziario, militarizzato sta pesando talmente tanto sull'ecosistema
che ci sta saltando l'ecosistema. Per ecosistema intendo questo 5-10 km di aria che circonda il mondo. Noi stiamo, per ottenere energia, noi usiamo soprattutto petrolio e carbone in buona parte, gas, ma gas forse un po' anche secondaria, ma soprattutto petrolio e carbone. Quando li usiamo produciamo anidride carbonica. Noi stiamo sbattendo oggi la bellezza di 30 miliardi di tonnellate di anidride carbonica nell'atmosfera, che stanno producendo l'effetto serra, per cui il pianeta, il clima si sta surriscaldando. Ultimo rapporto dell'IPCC, gli scienziati dell'ONU, vi ricordo, conservatori perché eletti dai governi, ci hanno detto che se andiamo avanti così il minimo che ci aspetta saranno 3 gradi in più a fine secolo. Se saremo fortunati, se saremo sfortunati, è il rischio grosso, 5 gradi in più. Capite cosa vuol dire? L'Africa, gli scienziati ormai propinano per 7-8 gradi in più. Vi disturbano questi migranti che stanno arrivando? L'ONU ha già messo per iscritto che entro il 2050 si aspetta 250 milioni di rifugiati climatici, di cui 50 milioni dall'Africa. Devono scappare, è deserto, non ci puoi più vivere, con tutti i disastri che ci verranno addosso, con tutto questo innalzamento di mari, tempeste, già incominciamo a vederlo. È un sistema che ammazza per fame, è un sistema che ammazza per guerre, è un sistema che ammazza, ci ammazza in chiave climatica, cioè il pianeta non sopporterà più la presenza, o sopporterà sempre di meno la presenza di Homo sapiens, che è diventato Homo demens. Siamo impazziti, è follia collettiva la nostra, non c'è. E allora capite, ragazzi, permettetemi solo una battuta. Io vi ho fatto un sacco di domande stamattina, vedete quanta poca informazione sta girando. Il problema, io vi pongo un semplice problema, ragazzi: com'è possibile che il sistema sa tutto di voi? Semplicemente perché avete un telefonino, sa dove siete, vi controlla, vi legge tutte le email, leggono tutto, sanno tutto di noi. Ma è possibile che noi sappiamo così poco di questo sistema? Ragazzi, guardate che c'è bisogno qui di una quadratura del cerchio per tutti noi. Cominciamo a sbarazzarci di tante robacce che abbiamo in giro e incominciare davvero a studiare, a cercare, a capire, a sapere la verità. Nessuna verità in tasca, per favore. Io non sto dicendo la verità, per carità, la verità la si ricerca insieme, un lungo cammino anche questo, ma è fondamentale il problema dell'informazione. Guardate che vi do solo l'esempio, c'è adesso il caso di Assange. Assange è quello che ha rivelato, poi è partito con WikiLeaks, e che ha rivelato per esempio la presenza negli Stati Uniti di questa agenzia, la NSA, che riesce a controllare ogni minuto 2 milioni di telefonate. Riesce, ha fatto il contratto con tutti i server, Google, Yahoo, unico che rimane fuori da che so io è Twitter, ma leggo, ci leggono tutto. E ogni giorno questa agenzia stampa 50 tonnellate di materiale classificato. Non è concepibile, ragazzi, che noi non conosciamo questo sistema, cavoli. Ecco perché allora è importante, detto questo, vedere un po'. Notate, da qui io, permettetemi, ritorniamo un attimo adesso sul problema centrale. Io sono un seguace di quel povero Gesù di Nazareth. Che cosa vuol dire? Davanti a questo sistema economico finanziario, più finanziario che economico, militarizzato, che sta ammazzando questo, ma io, questo povero Gesù di Nazareth, che indicazione mi dà? Io li riprendo semplicemente, guardate,
dal miglior, io lo considero, ma un po' tutti lo riconoscono come il miglior teologo moralista del dopoguerra, che si chiamava Chiavacci, insieme a Monsignor Chiavacci, insegnava a Firenze, e un uomo che si leggeva tutti i giorni Financial Times, Wall Street Journal, era informatissimo. Nella sua teologia morale, non ben vista molto spesso, ma è di una chiarezza incredibile, lui, sentite, raccoglie l'insegnamento di Gesù con due comandamenti. Primo comandamento, ci fa subito tremare a noi, ma dobbiamo pensare tutto. Primo comandamento, cerca di non arricchirti. Cerca di non arricchirti. Se ti arricchisci vuol dire che togli qualche cosa a qualche donato, non c'è via. Quello che abbiamo su questo pianeta è limitato dopo tutto. Cerca di non arricchirti. Secondo comandamento, sempre in chiave economica finanziaria. Se tu hai, hai per condividere. Se tu hai, hai per condividere. Questa è la logica cristiana. Pensate quanto ne siamo lontani, notate le conclusioni che lui tira in chiave etica, e sono davvero, è impressionante leggere questa roba, i divieti etici. Notate, dice, il primo, fra l'altro lui lo esprime, parte così, sentite, è importante questa premessa di Chiavacci, la funzione propria della ricchezza è di generare ricchezza. In altri termini, si ha per avere ancora di più. Tutti gli eccellenti discorsi sul primato dell'essere sull'avere sono assolutamente vani, moralmente inefficaci, se non sono concepiti come aperta critica alla nostra cultura occidentale. È una cultura che noi abbiamo in testa, che se tu hai devi avere, è parte nostra proprio culturale. Infatti, mancando la comprensione critica del modello culturale, ognuno pensa di accettare il primato dell'essere sull'avere, ma non pensa affatto di introdurre tale primato nella sua logica economica, cioè nel complesso di tutte le sue scelte economiche. Io do un esempio semplicissimo, quando parlo ai giovani, soprattutto quelle che finiscono le superiori e cercano di andare all'università, e ognuno ha una propensione, una scelta per la, non so io, per l'università. Se tu cerchi di entrare in una facoltà e fai la scelta di una facoltà semplicemente perché quello ti darà la possibilità di fare più soldi, tu hai già messo la tua vita sotto il demone del denaro, è finita. Hai già adorato l'idolo e la tua vita sarà centrata lì. Notate, questo, nessuno andrà mai a confessarsi di questo, ma sono questi i peccati veri che facciamo, non ce ne accorgiamo neanche. Notate le conclusioni che Chiavacci tira a livello di divieti etici. Dice, primo divieto etico, divieto di ogni attività economica di tipo speculativo. Le attività puramente speculative sono sicuramente giocare in borsa, pura speculazione, con la variante della speculazione valutaria. Ogni forma di speculazione che determini attività di compravendita, comprare terreni che saranno poi valorizzati in un prossimo futuro, eccetera, sapendo, avanti. Secondo divieto, divieto di contratto aleatorio, alea, gioco. Chiavacci così lo spiega, ogni forma di gioco d'azzardo, di rischio di una somma con il solo scopo di vederla ritornare moltiplicata, senza che ciò implichi un'attività lavorativa di alcun genere, è pura ricerca di ricchezza ulteriore, che sia il gratta e vinci, che sia che cavolo che volete voi, è immorale, punto e basta. Terzo divieto, il divieto di attività esclusivamente finanziaria. E questo è un punto che dovrebbe essere irrinunciabile per la morale cristiana. Anzi, in esso dovrebbe riflettersi tutta la tradizione bimillenaria, 2000 anni, del divieto di prestito ad interesse.
La Chiesa fino al 1700 scomunicava chi prestava soldi ad interesse. Notate che abbiamo mollato tutto. È chiaro che i soldi oggi hanno un altro significato, quindi su questo è chiaro che siamo in un altro periodo storico in cui, però, ragazzi, tutto il problema dell'interesse strozzino che abbiamo, domandiamocelo. Quarto, il dovere di controllo dei propri investimenti. Ognuno di noi, se ha dei soldi in banca, deve sapere quella banca come usa i propri soldi. Capite? Sono questi, guardate Chiavacci, il miglior moralista che abbiamo avuto in questo paese nel dopoguerra, un uomo straordinario, davvero è morto 2 anni fa Chiavacci, e informatissimo a livello proprio di finanza e di economia. Ma è fondamentale che noi riflettiamo su quello che ho detto, in particolare sulla economia e la finanza in chiave cristiana. E da qui io vorrei a questo punto arrivare subito, cos'è che possiamo fare concretamente? Perché è importante poi non solo analizzare il sistema, ma vedere che cosa possiamo fare. La prima cosa, quindi ho messo al primo posto, tra l'altro la prima cosa forse è proprio l'informazione. Per favore spegnete quella televisione, io dovrei avere qui un riassunto incredibile, riassunto che fa uno che è abbastanza dentro a queste cose. Notate, la prima cosa dovrebbe essere spegnere la televisione. Io vengo dal rione sanità, non avete l'idea dei problemi che abbiamo, in buona parte perché sono saltati tutti i valori. L'influenza più grossa l'ha avuta la televisione italiana, sempre aperta nei rioni bassi fondi di Napoli dal mattino fino all'una di notte, quasi sempre su canale 4 e canale 5. Non avete l'idea che razza di distruzione di valori, di roba, ma oggi i ragazzini l'unica cosa che crescono, vogliono aver soldi, averli subito per la vita bella che ti proietta la televisione. Quindi primo aspetto è quello dell'informazione, per favore spegnete la televisione, finitela con tutti questi chat. Mai connessi come oggi e mai così disconnessi come oggi. Non è lì dove si... Penso che sono altre le vie che dobbiamo creare reti e creare reti reali. Qui per esempio lui dice la prima cosa da fare è la televisione, il web chiaramente. La prima sarà liberarsene. È fondamentale di questo. Davvero, guardate che non avete l'idea di che razza il tempo che c'è, ma soprattutto quello che ci sta dietro a tutti questi media. E invece un'informazione seria. Non ditemi per favore che in Italia non avete alternative di informarvi. Avete di tutto, avete oggi dei DVD straordinari. Ma che cosa ci vuole a prendere dei DVD? Oggi avete dei DVD sulla finanza, sull'economia, ma veramente fatti bene, che proiettate i ragazzi, farli ragionare. Cioè abbiamo libri a non finire, tradotti anche soprattutto dall'inglese, sono straordinari come analisi, quindi è importante questo tipo, proprio l'informazione diventa fondamentale. Seconda cosa, la finanza, e qui è dove il problema grosso è, il centro del sistema. Notate, qui io vorrei chiedervi una cosa, dopo aver ascoltato quello che dice Chiavacci, dobbiamo incominciare a porci il problema dove abbiamo i nostri soldi o da quale banca riceviamo i nostri soldi, dove ricevete il vostro stipendio. E se c'è un obbligo morale di sapere come i miei soldi vengono usati, ed è fondamentale perché sono i soldi oggi che praticamente decidono tutto, allora l'unica cosa da fare è, quando andate a casa vostra, andate a chiedere ai genitori dove hanno i propri soldi. Ma non solo i genitori vostri, dovete chiederlo alla scuola, al comune, alla parrocchia, alla diocesi. In quale banca i soldi? Se i vostri soldi sono in banche, per esempio, che investono primo in armi, come fate se siete credenti ad accettare che i vostri soldi vengano usati per le armi? In Italia ricordo a tutti che le due banche che pagano di più per le armi sono
Unicredit e Deutsche Bank. Poi ci sono anche varie altre, ma sono queste. Come fate a tenere i vostri soldi lì? Secondo, se i vostri, per esempio, se la vostra banca usa i soldi, ha i soldi nei paradisi fiscali, vuol dire evasione di tasse, vuol dire corruzione. Oppure se la vostra banca usa i soldi per la grande speculazione finanziaria. I disastri delle banche nostre in Italia sono dovuti proprio a questo, che hanno fatto una speculazione finanziaria assurda e noi siamo andati a salvarli. Ma siamo pazzi? Vi ricordate cosa ha fatto Roosevelt nel 29? Ha detto: care banche americane, avete fallito, colpa vostra, arrangiatevi, andate giù per la piena. Ha usato i soldi per far lavorare i cittadini americani e l'economia ritorna. Noi siamo andati a pagare, a salvare le banche, ma da qua. E chi è che paga quel salvataggio? Noi, i cittadini. Guardate, sono soldi nostri, non è inutile che ci prendiamo in giro. Capite, grazie a Dio. E quattro, se la tua banca investe per esempio in petrolio, non puoi accettare, con il petrolio deve rimanere sottoterra. Voi direte: ma cosa possiamo fare? Basterebbe che milioni di cristiani, milioni di cittadini italiani scrivessero semplicemente una letterina, un'email al proprio direttore di banca dicendo: caro direttore, mi spiace, ma io non posso tenere i miei soldi presso di te, per queste e queste. Il direttore vi chiamerà subito e dice: no, non è vero, vedrai che... Voi dite: no, guarda, questa è la... Se la banca chiaramente continua, direte: allora ritiro i miei soldi. Non avete l'idea, se milioni di cittadini italiani semplicemente facessero questo, non avete l'idea che razza di forza avreste su questo sistema. Non è... Guardate che il problema non è la cattiveria di chissà chi, lo diceva Martin Luther King: non ho paura della violenza dei violenti, ho paura del silenzio degli onesti. Questo sistema sta in piedi per il nostro silenzio. Siamo conniventi. Il voto, per favore, non lo date quando andate a votare, è finito, per favore andate a votare, eh? Con fatica, una volta, ogni volta è uno sforzo incredibile, andate, è un diritto fondamentale quello. Ma ricordatevi che il voto al sistema lo date quando? Ogni giorno, quando andate dove? Acquistare, quando andate al supermercato e quando andate in banca. E lì il voto quotidiano che diamo per il sistema. È lì dove dobbiamo incominciare a prendere coscienza e a reagire. Quindi capite che razza di potere abbiamo. Io lo dico qui davanti al Vescovo. Abbiamo lanciato in Italia questa campagna contro le banche armate. Ci sono tantissimi cittadini che hanno partecipato, rarissimo trovare parrocchie che abbiano fatto un'adesione a una roba del genere. Ma dico: ma dove, ma è mai possibile? Guardate che sul problema dei soldi ha ragione un grande conferenziere gesuita tedesco, no, inglese, padre Hughes, che dice: noi occidentali usiamo i soldi come se non usiamo i soldi come se non noi leggiamo il Vangelo come se non avessimo soldi e usiamo i soldi come se non conoscessimo nulla del Vangelo. C'è questa iattura incredibile, che è quel problema, uno dei problemi centrali sta qui, ragazzi. E dobbiamo sanarla questo, dobbiamo cominciare a capire che è lì dove dobbiamo toccare e cambiare le cose. I primi cristiani hanno fatto questo, ecco perché sono diventate le comunità attrattive. Non è proselitismo, è l'attrazione che deve dire: ma guarda che bravi questi, guarda come stanno vivendo, guarda che il por... E questa è la nostra funzione, direi. Quindi questo è il primo passaggio. Il secondo è economico, chiaramente. Votiamo quando andiamo al supermercato. Voi direte: ma come? Basterebbe, voi entrate, parecchie donne, andate in una boutique di, come si chiama, di vestiti, di, dove trovate Benetton, Piazza Italia, giù e giù e giù. La prima cosa che dovreste chiedere prima di comprarlo è: ma dove è stato fatto quel vestito? È la prima cosa. Buona parte della produzione Benetton, Piazza Italia, dove viene? Dal Bangladesh,
dal Vietnam, dalla Cina, dove la gente è pagata a bassissimo prezzo. Ho visto il Bangladesh, per questi vestiti che fa, le donne ricevono $30 al mese. Come fate a comprare un vestito del genere? Vedete, è lì dove si vota per il sistema. E capite allora dove dobbiamo incominciare davvero a reagire. Non si compra. Ma non deve essere una questione, io faccio il bravo asceta a Monaco, non serve a nulla. Bisogna mettersi insieme. Mettete che tutte le parrocchie di questa diocesi prendono un obiettivo chiaro e dice: noi non possiamo accettare questo, e tutti decidono di non comprarlo. Guardate che cominciate subito a dare delle botte incredibili al sistema. Funziona questo sistema. La Nike quanto vi costa oggi sul mercato? Sì, c'è di tutto, ma il minimo è 100, dai 100 in su. Quanto costa a chi lo produce? $1. Capite che razza di problema ci sta? Quando gli americani hanno capito questo, scattato, è diventato il grande boicottaggio contro la Nike. Pochi mesi dopo la Nike era già in Indonesia ad alzare il prezzo dei salari delle donne indonesiane. Vedete, caro, tocca a noi, capite che forza abbiamo dal basso, enorme, è il silenzio nostro che noi votiamo costantemente così. E in campo, io qui soltanto alcune cosettine, qui per esempio suggerisse liberarsi più che possiamo dell'automobile, dovremmo avere altri mezzi, adesso man mano si arriverà all'automobile elettrica, ma così com'è non si può andare avanti. Poi notate qui tutta una serie, rifiutare l'aereo, una delle cose che davvero inquinano di più, per esempio, sono proprio l'aereo. Boicottare la grande distribuzione, altro problema enorme. Andare più che si può in altra, poi mangiare poca carne. Per esempio mangiamo troppa carne. La carne è una delle ragioni fondamentali per la fame nel sud del mondo, perché i contadini del sud del mondo non producono cibo, per cui per la propria sud producono mangimi, mais, tutta questa roba che va a ingrassare i nostri vitelli, i nostri tacchini, i nostri polli, che noi, capite, è tutto un giro davvero della carne. Consumare prodotti locali, cioè andare, voi soprattutto in zone come questa, potete benissimo andare dal contadino, chi lo può fare, chi lo conosce, al consumatore. Più è chilometro zero, meglio è. Noi siamo impazziti in questo mondo dove un pezzo di scarpa è fatta in Cina, un altro messo insieme negli Stati Uniti, portato, ma non si può andare avanti a questa maniera, capite un po' quello che poi, notate, politicizzarsi. E soprattutto la presa di coscienza, quella che chiama la società, ci lascia la scelta, dice, tra Pepsi Cola, il caffè, la Lavazza e tutto il resto, ma qui bisogna davvero invece prendere, ecco, l'azione politica, questa è la vera politica da fare. Quindi capite che abbiamo fra le mani i poteri. Terza cosa fondamentale, e abbiamo detto, è il problema delle armi. Allora scusatemi ragazzi, ma è mai possibile che noi cristiani non abbiamo ancora fatto nostro seriamente il problema della non violenza attiva? Ma non l'ha inventata, per favore, la non violenza attiva, non l'ha inventata Gandhi. Gandhi ce l'ha detto e stradetto, l'ha imparata leggendo il Vangelo, quei detti di Gesù. È Gesù che ha inventato la non violenza attiva, perché Gesù aveva capito che il suo popolo ormai sarebbe andato dritto alla guerra contro Roma, e per dare dignità, ottenere i propri diritti, è lui che ha inventato quei detti di Gesù. Cercate di capirli. Quando Gesù, vi do solo un esempio, quando Gesù dice: se qualcuno ti colpisce sulla guancia destra, dice Matteo, tu porgi l'altra, la sinistra. Per colpire uno sulla guancia destra cosa dovete fare? Il
qualcuno ha fatto l'indicazione giusta qui. Come? Bravo. Il man rovescio. Bam. Chi è che usava il man rovescio al tempo di Gesù? Il padrone verso l'inferiore, il padrone verso lo schiavo. Bam. E lo sbatteva in un cantone, zitto, tu sei un non nulla. Gesù dice, fratello, sorella, se qualcuno ti sbatte, ti picchia così sulla guancia destra, sai cosa per ti sbattere, sai cosa fare? Mettiti in piedi, vai davanti al tuo padrone, guardalo negli occhi e dici, padrone, picchiami sull'altro. Il padrone non lo farà mai, perché? Perché picchiare uno così al tempo dei romani vuol dire che tu sei uguale a me. No. Notate, avete rimesso una persona in piedi, gli avete dato dignità di sfidare il sistema e avete bloccato il giro della violenza. Ci vuole intelligenza su questo. Gesù ne ha inventato, Gesù deve aver avuto un sarcasmo, una capacità, guardate, straordinaria una volta che collocate Gesù nel suo contesto. Ma dobbiamo incominciare a praticarla, la non violenza attiva. Non è possibile che continuiamo così. Le nostre comunità davvero cristiane diventare focolai di non violenza attiva, che la praticano in tutte le sue forme, in relazioni umane, in tutte, è qualcosa oggi di fondamentale che dobbiamo, con tutta la discussione poi su un'Italia, ma non è concepibile. Ma come è fatta da città? Io non sento comunità cristiane, per esempio, che urlano sul fatto che l'Italia continua a vendere bombe all'Arabia Saudita. All'Arabia Saudita, sapete chi è? Che le usa contro lo Yemen. In Yemen c'è la più grave situazione umanitaria del mondo, dice l'ONU, con le nostre bombe. Questo lo fa in barba alla legge 185, che proibisce al governo italiano di vendere armi a paesi che sono in guerra, dove i diritti umani sono violati, più dell'Arabia Saudita, dove li trovate. Continuiamo, già la Germania si è ritirata, l'Olanda, ma è possibile? Io non sento comunità cristiane che urlino su sta roba. Silenzio sulle spese militari italiane, abbiamo esportato l'anno scorso 10 miliardi di euro di armi italiane, e avanti col discorso del lavoro, ammazziamo gente, sappiamo quello che fanno tutta questa roba, è ora davvero di svegliarci. Quarto, il problema chiaramente dell'ecologico, lì dobbiamo incominciare a capire che petrolio e carbone devono rimanere sottoterra, punto e basta. Non è accettabile nessun'altra, e purtroppo abbiamo un governo che è assolutamente lontanissimo da questo. Continuiamo anche in Italia a trivellare per trovare petrolio, ma siamo in situazioni assurde, con tutte poi l'importanza delle altre cose che abbiamo detto prima, sull'aspetto ecologico. Qui davvero diventa fondamentale ormai tutto un processo, un cambiamento di stile di vita, perché notate, io non ve l'ho detto prima, ma il 10% del mondo, il 10%, quindi calcolate, facciamo i generosi, 1 miliardo di persone consuma da solo il 90% dei beni prodotti su questo pianeta. La sobrietà per noi occidentali diventa qualcosa di fondamentale, dobbiamo asciugarci, non c'è via. Quindi capite che razza di sfida abbiamo davanti. Avete un sistema che ci sta portando alla morte per fame, per guerra, sta uccidendo il pianeta andrà avanti, ma sopporterà sempre di meno la nostra presenza umana. Capite, grazie, sono morti davvero, e siamo grati a Papa Francesco, ci ha regalato anche il Laudato Si in questo contesto, che non sta passando anche questo nelle parrocchie. Mi dicevo che il Vescovo sta tentando di mettere in ogni parrocchia un gruppo, una che porti avanti, è fondamentale questa roba, ma guardate, in Italia proprio non sta passando, ma anche in generale direi nella Chiesa, ed è un documento di un'importanza enorme, quel documento che è costato molto anche a Papa Francesco. Quindi ecco un po' la grande sfida che abbiamo fra le mani, siamo dentro un sistema di morte, noi crediamo una sola cosa, che Dio è il Dio della vita. Quanto ci ha impiegato a regalarci questo bellissimo pianeta? Vabbè, bisogna strangolare un po' di gente.
ci ha impiegato 4 miliardi 600 milioni di anni. Pensate che avventura, pensate che razza di roba, di lavoro che ci sta dietro a tutto quello dove siamo arrivati noi oggi. Ma dovremmo, ma davvero qualcosa di, è un Dio appassionato di vita che ci ha regalato un giardino. Nella Bibbia la prima pagina è un giardino e finisce nell'Apocalisse con un altro giardino. Dio vuole un giardino, vuole che stiamo bene non solo in paradiso ma su questa terra altrettanto come in cielo con Lui. È questo quello che vuole il Signore. E allora capite davvero l'importanza qui di questo impegno per cambiare le cose. Davvero il Signore ci ha regalato qualcosa di, e ci ha inviato Gesù per fare che cosa? Il Vangelo di Giovanni cosa dice? Perché abbiamo vita e vita in abbondanza, non solo in paradiso ma vita. Dio vuole che viviamo bene, che siamo felici. Tocca a noi, se siamo in questo stato è colpa prima di tutto della mia generazione, da dove sono partito. È la mia generazione che ha violentato il pianeta in una maniera così massiccia che nessun'altra generazione l'ha fatto prima. Toccherà alla vostra generazione, ragazzi, darvi da fare perché vinca la vita. E buon lavoro a tutti voi. Gabriella. Padre, mi ha lasciato sola? Dov'è? Va bene. Gli ho preparato dell'acqua qua, se vuole, padre. E che dire dopo padre Alex? Insomma, cioè, bellissimo. Io tra l'altro seguo padre Alex da molto tempo perché conosco un po' il suo lavoro. Mi sono occupata tanto di cooperazione allo sviluppo e in qualche modo ho cercato di mettere in discussione anche quella. Però prima di parlarvi di me e di quello che ho fatto, volevo condividere una riflessione che mi viene fuori dal discorso di padre Alex. Noi possiamo. Cioè quello che insieme al grande nemico che tiene tutti noi sotto tiro, padre ha definito le armi, c'è un altro grande nemico, è l'ignoranza, e viene utilizzata in modo sistematico. Cioè io vedo che c'è proprio un sistema, il sistema di cui parla padre Alex, che è molto grande, che insieme alle armi utilizza la paura e l'ignoranza per fare in modo che noi si smetta di essere comunità e quindi di fidarsi dell'altro. Infatti uno dei grossissimi problemi che io vedo nel nostro mondo occidentale, forse un po' meno in altri paesi, ma poi dopo ve ne parlerò, è il narcisismo. Noi siamo maledettamente soli, ma non è mica un caso che sia così, ragazzi, non è mica un caso. Io ci leggo dietro un disegno che dura parecchi anni. Io nasco a Milano nel 72, quindi sono una generazione o due dopo, padre. E sono in quella Milano da bere che era una bolla, una finta bolla finanziaria dove tutto andava bene, dove alle famiglie si diceva comprate, 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 prendete una macchina in più, prendete queste altre cose in più. E tutti si era felici di comprare, 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 per farsene cosa? Io ho scoperto dopo, ma molti di noi non si sa, forse indebitarsi, punto e basta. Non ci serve. Io non ho il televisore dal 92, peraltro, perché penso che
sia uno strumento scomodo che utilizzi spazi che peraltro sono esigui in questo momento. Ma ho imparato con i viaggi, soprattutto che ho fatto, io ho lavorato in Sierra Leone un paio d'anni con i bambini ex combattenti, poi altri 7 anni in Afghanistan, adesso magari vi racconterò anche questo. Ho imparato che forse non mi serve tutto questo, ho imparato che mi basta poco, ho imparato che sono maledettamente curiosa, ho imparato che non mi faccio mai fatti miei, perché comunità vuol dire farsi fatti di tutti. Quindi quello che hanno cercato di insegnarmi e di insegnarci, ritorno a dire, perché il divide ed impera che porta al narcisismo è questo, pensa a te, no. Tutto quello che accade intorno a me è me e io ci voglio essere. Ed è un po' il motivo per cui sono qui oggi, peraltro, piccola digressione, mio nipotino che ho voluto portare con me a 13 anni, Matteo, mi fa, ma come zia, ti fai tutti sti chilometri, parti da Milano, vieni qua per dire 10 minuti. Faccio, no, io non sono qua per dire, sono qua per conoscervi, perché ripeto, sono maledettamente curiosa. Ora, tornando a noi, grandi armi. Le armi sono pericolose, tengono in soggezione, l'1% ha tutto un interesse a terrorizzarci, ma l'altro strumento fondamentale che ha è la nostra ignoranza. Ha tutto un interesse a tenerci ignoranti. Io mi riaggancio un po' al discorso che faceva padre Alex sul valore delle cose. A me è capitato di lavorare, oltre che su alcuni progetti miei che ho voluto creare con le donne in giro per il mondo, anche con il commercio ecosolidale, il microcredito. Bene, quelle maglie che voi andate a comprare di Benetton o di altri che arrivano al mercato a 80, 100, 150 euro, ma potremmo citarne tantissime altre di marche, davvero hanno un valore di produzione di 10 centesimi l'una. Davvero ci troviamo di fronte a persone, donne, che lavorano con le loro proprie mani in Bangladesh, in India, in Indonesia, a pochi soldi. E quelle donne, quelle famiglie non sono diverse dalla mia, solo che il loro potere di acquisto è diverso da quello che avete voi. Allora, non ci può essere un'unica scala se usiamo il denaro come metro di riferimento, non lo può essere. Peraltro colgo anche occasione per ricordarci che non solo il 20 di aprile, mi pare, è il giorno del Fashion Revolution Day, perché se ricordate bene ci fu un crollo di un palazzo a Dhaka dove morirono migliaia di persone che stavano producendo per gli occidentali, ovviamente senza nessun mezzo di sicurezza, e non tutte le case che erano presenti in quel giorno, primo, hanno verificato le condizioni di sicurezza, secondo, si sono tolte dai media per non far sapere i loro nomi. No, noi dobbiamo sapere, ma vi dico di più, noi possiamo sapere. C'è una tendenza a farci credere che noi siamo piccolini, più di tanto non possiamo, non è vero, noi possiamo. Io mi ricordo già un po' di anni fa, leggevo un bel libro di tale Giuseppe Pizzorno, che era un sociologo, e lui ci ammoniva sul fatto che saremmo diventate carte di credito per il sistema, perché conviene avere qualcuno. Noi siamo spenditori. Bene, se io posso spendere, allora io scelgo di fare la differenza, come diceva padre Alex. So da chi andare a comprare, mi organizzo in gas, in gruppi di acquisto strutturati, cerco la filiera dietro le cose, mi organizzo a conoscere le banche a cui do i soldi e faccio comunità. Ma noi possiamo, dimentichiamoci che noi non siamo responsabili di questa scelta, abbiamo tutti gli strumenti per farlo, tutti. Bene, ora vi racconto magari un pochino la mia storia, dietro abbiamo delle immagini che si vedono poco, però un po' raccontano. Io ho studiato psicologia del lavoro a Padova negli anni 90, dopodiché sono andata in un'impresa di selezione del personale a Milano, ho detto no vabbè, anche no grazie, vado a fare quello che amo davvero, che per me era la cooperazione allo sviluppo. Ho sempre avuto questa passione, fin da ragazzina sapevo che avrei voluto fare questa cosa e l'ho fatta.
Quindi sono partita con Copi, che è una ONG di Milano. Ho fatto un paio d'anni a Freetown in Sierra Leone, condividendo tutto, anche la malaria, che è stato bello perché mi ha aperto gli occhi, mi ha fatto capire che forse anch'io mi posso ammalare, come tutti. E dopo un paio di anni in Sierra Leone con i bambini ex combattenti in cui lavoravamo con la comunità, sono rientrata a Milano, ho fatto un piccolo corso di studio in più e sono ripartita per l'Afghanistan. All'inizio non volevo andare in Afghanistan, nel senso mi dicevo, ma no, ma è troppo lontano dalla mia cultura, ma cosa ci vado a fare? Poi andai, presi andai, per caso. Allora ho lavorato un paio d'anni, un anno e mezzo, con le Nazioni Unite, come psicologa, facevo dei corsi di formazione allo stress, alla resilienza allo stress per il personale nazionale e internazionale delle Nazioni Unite. Solo che dopo un anno e mezzo, sempre in ufficio, sempre con sta gente, tutta bella abbottonata, mi dicevo, ma io così non sto lavorando con le persone, non conosco nulla delle persone, del luogo. E allora mi sono detta, prendo un anno sabbatico e comincio a fare qualcosa che mi avvicini alla comunità e alle persone per cui io sono qua, che voglio conoscere di più, perché, ripeto, sono curiosa. Allora ho visto che le donne erano capacissime di fare dei ricami molto belli e da lì mi venne l'idea, tra l'altro sono veramente da riscoprire perché ogni villaggio particolare dell'Afghanistan e ogni entità tribale, lì sono diverse tribe, etnie, ha un suo ricamo storico che lo definisce. Alcuni hanno delle contaminazioni dei lakai che sono più buddisti, altri sono più geometriche, quindi riflettono più l'iconografia classica dell'Islam. Comunque per me era una scoperta meravigliosa. Allora mi sono messa a lavorare con queste donne e pian pianino, a zero, partendo con $1,000 in tasca, l'ultimo mio paycheck, a zero abbiamo detto, boh, dai, proviamoci. Quindi cominciavamo a produrre abiti e a vendere. C'era una grande comunità di internazionali in quel momento che aveva un buon potere d'acquisto e voleva delle cose particolari. Per cui io mi sono divertita perché mettevo in atto le mie potenzialità creative, cioè quindi poter disegnare e creare, e le donne quello di avere un lavoro. Allora pian piano abbiamo fondato questa associazione che poi è diventata una cooperativa dove eravamo una ventina di donne e qualche uomo in più, perché l'uomo tradizionalmente in tutto quel mondo, Afghanistan ma anche Pakistan, ha le competenze sartoriali molto forti. Ancora oggi se volete una giacca bellissima fatta a mano dovete andare da un pakistano, le fa così. E pian piano abbiamo fatto che le donne si occupavano prima del ricamo, ma poi gli uomini insegnavano anche alle donne a fare la sartoria vera e propria. Quindi questa cooperativa che abbiamo chiamato Roya, che peraltro Roya in persiano significa la visione, ha preso corpo, ha cominciato a vendere sempre di più, è diventata una realtà importante in Afghanistan. Abbiamo cominciato a vendere anche in Italia, per cui facevamo le fiere, eravamo anche a Milano in centro a vendere, però ero molto contenta di come andava. Ovviamente per me la cosa importante è che la cooperativa stesse in piedi, per cui non avendo io liquidità di partenza investivo il mio di tempo e continuavo a fare le consulenze per altri in modo da poter mantenere Roya in piedi. Dopodiché siamo andati avanti. E tornando in Italia a un certo punto, perché sono stata in Afghanistan 7 anni, ma non è che potessi vivere tutta la mia vita in Afghanistan, mi sono detta, però questo è un modello che mi piace, tu utilizzi le competenze del loco, le persone lavorano e col lavoro acquisiscono competenze, desiderio, dignità e parola, perché una donna in Afghanistan che ha lavoro ha un ruolo anche in famiglia e soprattutto c'è anche in letteratura questa cosa qua, le donne quando lavorano la prima cosa che fanno è danno vita, educazione e supporto ai figli, quindi è un impatto su tutta la comunità. Mi è piaciuto talmente tanto questo modello che insieme ad amici abbiamo fondato un'associazione piccolina che si chiama Artefatto. Con questo modello qua noi andiamo in paesi emergenti lavorando con piccole comunità, per cui studiamo i loro modelli classici,
per esempio in Marocco abbiamo lavorato a Figig, che è un paesino al confine con l'Algeria, è un'oasi al confine con l'Algeria, peraltro da un po' di anni i confini tra Marocco e Algeria sono chiusi, e le loro competenze di base era la tessitura verticale, per cui da lì siamo partiti, abbiamo studiato come loro lavoravano coi tessuti, abbiamo portato giù una designer, abbiamo fatto delle collezioni moderne ma che conservassero i saperi e i design locali, abbiamo segnato le donne a fare piccola imprenditoria e le abbiamo lanciate sul mercato, stessa cosa col Senegal, ed è un modello che mi è piaciuto tantissimo e mi ha preso molto, tant'è che poi sono andata avanti, ho lavorato anche col commercio ecosolidale. Oggi lavoro in Italia con una ONG per i minori più altre tante piccole cosine che faccio, e sono contenta di questo percorso perché mi ha permesso di innanzitutto viaggiare e di conoscere le persone, e questo ha molto modificato me nel tempo. Quindi, come diceva padre Zanottelli, un convertito. Anch'io sono stata convertita dalle persone che ho incontrato, che mi hanno sicuramente arricchito. L'ultima cosa che vi volevo raccontare, forse mi ero tirata giù delle tracce rispetto al tema del denaro, no? Alcune cose le abbiamo già affrontate. Allora, io credo che il valore di ogni vita vada stabilito all'interno di un sistema di riferimento. C'è un sistema di riferimento grande, unico, che deve essere per me il centro della nostra vita, ed è l'amore per una grande famiglia umana, nel senso che non è il denaro che può essere un valido metro di riferimento, perché ci sono molte inequità nel mondo, come dicevamo anche prima, c'è chi guadagna $50, chi ne guadagna 2000, e in ogni caso non sono mai sufficienti, perché c'è qualcun altro che ci sta dicendo come noi dobbiamo investire il nostro tempo per guadagnare ancora di più, per far che cosa? Per poter spendere per loro. No, mi dispiace, non funziona così. Allora, il mio metro di riferimento, il mio sistema, ed è ognuno di noi poterlo scegliere, è quello della famiglia umana e di essere comunità. Non basta guadagnare, bisogna sapere chi scegliamo della nostra comunità. Poi, forse le cose principali che volevo dirvi sono queste. Se non, riguardandomi un attimo gli appunti, scusate, sono un po' caotica. Ecco, se qualche considerazione mi viene da fare, alcune cose ve le ho già dette. Facciamoci i fatti di tutti. Facciamoceli, perché noi siamo una comunità. Io non mi faccio i fatti miei. Non mi faccio chiudere in un cestino da narcisista sfigata, come vogliono. È una responsabilità quella di essere uomini, quindi è una responsabilità sapere dove volete investire la vostra educazione e il vostro denaro. Siamo curiosi, cercate di essere sempre curiosi. Il viaggio è uno dei modi migliori per soddisfare le nostre curiosità. E ci permette, peraltro, tornando a quel discorso che facevamo prima sul mio, tuo, di incontrare l'altro. Vedete, io credo che una delle grosse problematiche, senza andare troppo lontano nei paesi fuori, anche qua, sia la paura di qualcosa che non conosci. Quindi finché io continuo a etichettare noi, voi, c'è sempre qualcosa di mezzo. Quando è che il noi è noi? E basta. Io ho lavorato in questi mesi in Italia, tra le tante cose che ho fatto, in alcuni centri per richiedenti asilo nel milanese. Muri. Muri altissimi. Ma non servono tanto a contenere loro. Servono a noi a non guardare l'altro, perché ci fa paura. Quindi noi dobbiamo mescolarci, prendercela la malaria se serve, al limite ci fa più forti. Bisogna imparare a disobbedire,
e in questo mi ero scritta di fare un omaggio a Mimmo Lucano. Non so se conoscete Mimmo Lucano e l'esperienza che ha fatto di accoglienza. Lui si è creato, ma non è il primo, un modello di accoglienza di comunità bellissimo. Lo ritengo un mito per me. Bisogna veramente imparare a seguire e a disobbedire ove necessario, senza paura. E poi forse l'ultima cosa ha a che fare con un po' il mondo in cui noi ci troviamo. Lo strumento principe, è vero, sono d'accordo con padre Alex in questo momento, è che noi abbiamo il web a disposizione. Noi riusciamo a sapere in questo momento, con il beneficio della traslazione dell'informazione di cui abbiamo parlato prima, quindi il dubbio di come le informazioni ci vengono passate, ma noi riusciamo a sapere in questo istante esatto quello che sta accadendo dall'altra parte del mondo. E questo è un vantaggio pazzesco, ragazzi, che dobbiamo imparare a usare, dotandoci della conoscenza e della curiosità di cui parlavamo prima. Quindi mi viene da dire, agisci localmente, ma pensa globalmente. Act global, si potrebbe dire oggi in una parola. Tutto quello che è la tua comunità attorno farà beneficiare anche le comunità altrue. Se i valori che scegli sono quelli dell'uomo, della famiglia e non solo del metro del denaro, visto come è oggi. Basta, penso di aver detto abbastanza. Ci sono domande dal pubblico? In realtà sono già arrivate. Se vorreste farle, se voleste farle di persona, niente? E allora, mi è arrivata privatamente e ve la leggo in diretta. Forse è più per Alex, ma anche per Gabriella. Oggi possiamo parlare di una chiesa malata, visto che anche gli istituti religiosi investono i loro soldi anche in armi? E già il fatto che questa domanda me l'abbiano fatta in privato dice molto anche della paura su certe... Voi avete toccato questa parola, dopo la riprenderemo. Prego. Usate il microfono, lo potete condividere. Sai cosa, Francesco, senti un po' male, secondo me dovresti ripetere la domanda e io credo che sia più per padre Alex, sì, se non sbaglio. Non ho capito. Gliela ripeto. È acceso, È acceso. Sì, sì, io l'ho sentito. Allora, Francesco, se ho capito bene, Oggi possiamo parlare di una chiesa malata, visto che anche gli istituti religiosi investono i loro soldi anche in armi? Oggi possiamo parlare di una chiesa malata, visto che anche alcuni istituti religiosi investono in armi? Allora, scusate, ma rimbomba talmente tanto per me che non riuscivo a... Allora, prima cosa, scusate, io voglio essere molto concreto. Abbiamo parlato prima di stili di vita. Cosa fanno queste bottiglie qui così, qui davanti, con l'acqua buona di Rieti che voi avete? Cioè, diventa... Diventa una contraddizione fare questi discorsi con robe del genere. Guardate che l'Italia ha l'acqua naturale più buona al mondo, ce lo riconoscono tutti. Siamo diventato il paese che beve più acqua minerale al mondo, ma siamo pazzi. Guardate che questa è l'esemplificazione delle nostre contraddizioni. Dobbiamo smetterla. Ma guardate, io vengo dal Trentino. Vado a casa mia e mi trovo le bottiglie di plastica di acqua minerale, dico, io prendo il bicchiere, vado al rubinetto, me lo riempio, e tutti che si mettono a ridere, perché in ogni famiglia c'è lo zio pazzo di turno che ha qualche rametto per...
ma siamo impazziti, capite come siamo infarciti di una cultura aberrante proprio. Qui ci deve essere una bella bottiglia con l'acqua del sindaco, è fondamentale. Tra l'altro non entro in questo problema, perché vorrei porvi la domanda sulla vostra acqua, qui ci sono dei problemi gravissimi e non vedo movimento a questo livello. Guardate che avete il più grande tesoro che ha questa regione, è l'acqua che avete, siete voi che fornite l'acqua all'ACEA, per favore. L'ACEA è una ditta privata che fa soldi a non finire, è assurdo, con un referendum che abbiamo fatto dove il popolo italiano ha deciso nel referendum, prima domanda referendaria, l'acqua deve uscire dal mercato. Seconda domanda referendaria, non si può fare profitto sull'acqua. 26 milioni di italiani hanno votato sta roba. Non è concepibile che ancora siamo a questo punto. Quindi chiedo davvero un impegno, so che il Vescovo è interessato a questo, ma un impegno particolare a questo livello per me è fondamentale. Passo alla domanda. Non è imbarazzante per me, guardate, io rimango esterefatto degli ordini religiosi. Fra l'altro, quello che ho detto sulla finanza, per favore non prendete noi religiosi o preti, ma neanche il Vaticano come esempio. Pensate allo IOR, il disastro che... Gli istituti religiosi, guardate, ne stanno combinando di cotte e di crude. Vi do solo l'esempio dei francescani, spero che nessuno si scandalizzi. I francescani, il custode, è pubblico questa roba, quindi non rivelo nulla, il custode generale dei francescani ha scritto una lettera a tutte le comunità francescane dicendo dateci una mano perché abbiamo fatto un buco di 80 milioni di euro. L'economo loro, giocando chiaramente alla speculazione, che è immorale, ma ha giocato, ha perso 80 milioni di euro che hanno perso. Ma capite la follia? Quello che vi ho detto prima non sta passando, l'ho detto chiaramente, non sta passando nelle chiese, non sta passando negli ordini religiosi, non sta passando. È davvero la più grande fatica che io faccio è far passare questa roba all'interno davvero ecclesiale. Ma capite la difficoltà che abbiamo? Guardate che non è... Io penso che dovremmo avere davvero quell'onestà. Io mi ritrovo moltissimo in questo libro, Le confessioni di un sicario dell'economia. È un americano che è stato in giro per l'America Latina a consigliare i governi a livello economico e finanziario. Lui si autodefinisce un sicario, sente sulla sua coscienza di aver ucciso due presidenti dell'America, uno mi sembra che sia Panama, l'altro Ecuador, proprio per tutta una serie di conflitti di interesse. Ha scritto questo libro negli anni 90, poi ha avuto paura, l'ha messo nella sua cassaforte, l'ha tirato fuori verso il 2006-2007, l'ha fatto leggere alla figlia, e gli ha chiesto cosa ne pensasse. La figlia ha detto: papà, se lo pubblichi ho paura che ti fanno fuori, però sappi che se ti fanno fuori continuerò io a portare avanti la battaglia che tu hai iniziato. Sentite come conclude il suo libro, dice così: tuttavia questo libro non è una ricetta, è una confessione pura e semplice. La confessione di un uomo che ha permesso a se stesso di diventare una pedina, un sicario dell'economia, un uomo che ha accettato un sistema corrotto perché offriva privilegi e perché era facile giustificare quell'accettazione, un uomo che sapeva di sbagliare ma riusciva sempre a trovare scuse per la propria avidità, per lo sfruttamento dei disperati, il saccheggio del pianeta.
un uomo che ha approfittato di essere in cima alla piramide, è un americano, quindi dice, e va giù e giù e giù e giù con questo. Per me confessare è stata una parte essenziale del mio risveglio personale. In un momento, guardate, in cui la confessione ormai nella Chiesa Cattolica è in crisi, è il momento di riscoprirla. Ma come confessione pubblica di peccato, ma peccato come società che facciamo, per me è stata una grande liberazione, dice. Come tutte le confessioni, il primo passo verso la redenzione. Ora è il vostro turno, dovete fare la vostra confessione. Quando avrete detto la verità su chi siete, sul perché siete qui in questo momento della storia, sul perché avete fatto ciò che avete fatto e su dove siete diretti, proverete un immediato senso di sollievo, di euforia addirittura. Ponetevi queste domande: che cosa devo confessare? Come ho ingannato me stesso e gli altri? Quando ho rimandato? Perché mi sono lasciato risucchiare da un sistema che so non essere equilibrato? Cosa farò per garantire che i nostri bambini e i bambini di tutto il mondo possano realizzare il sogno dei nostri padri fondatori degli Stati Uniti, qui il sogno della vita, della libertà, della felicità e della ricerca della felicità? Notate, sono queste le grandi domande che dobbiamo fare tutti, religiosi, chiese. Papa Francesco sta iniziando a porcele queste domande. Devono entrare. Le vere confessioni verranno quando nelle nostre chiese ci ritroveremo confessando il peccato di cui noi siamo responsabili, il peccato sociale, chiaramente poi alimentato dai nostri peccati, dalla nostra avidità personale. Vale per i cristiani, vale per gli ordini religiosi, vale per le parrocchie, vale per le diocesi. È un discorso, guardate, non puntate il dito contro chi, siamo tutti dentro questo sistema. Quello che mi fa più specie è che religiosi come i francescani abbiano combinato una roba del genere, ma non sono i soli, ho almeno 4 esempi di ordini religiosi che ne ha combinate di cotte e di crude. Ma non si può, ma cosa ne abbiamo fatto del Vangelo? Mi dicono che qui Francesco è uno dei luoghi francescani per eccellenza. Francesco, guardate, è venuto a ricordare alla Chiesa d'Occidente il Vangelo sine glossa, punto e basta, che avevamo dimenticato e che dobbiamo di nuovo riprendere in mano e tradurlo concretamente. Quindi siamo tutti coinvolti in questo. Questa è la grande confessione oggi di cui abbiamo di bisogno. Prenderne coscienza e poi confessare il nostro peccato. Ecco, non so se ci sono altre domande particolari. Sì. Se riesco a sentire. È altissimo. E un'altra domanda sempre per te, padre Alex. Ieri qui a Leonessa noi e tutti questi ragazzi ci siamo divisi in gruppi e siamo andati in alcune famiglie di Leonessa a discutere proprio di questo meeting, del tema di questo meeting. Quello che è uscito, voi avete toccato spesso la parola paura, e quello che è uscito è stato proprio questo. E in alcuni casi qualcuno ha detto io non ero così, mi ci hanno fatto diventare e il sistema mi ha portato a fregare gli altri perché lo avevano già fatto con me e non riesco a superare questa cosa perché continuano a farlo e io sono solo. Ecco, è emersa questa solitudine. E a proposito, abbiamo avuto tante volte molte imprese, ragazzi che hanno iniziato imprese con niente, appunto come te Gabriella, però manca forse un'impresa di se stessi, un costruirsi per poi costruire. E quello che voi avete detto è rivolto a loro. Io vorrei che fosse ancora più chiara questa cosa, perché altrimenti usciremo da qui senza... Sarebbero state solo belle parole e non deve essere retorica invece. Vorrei che voi faceste una chiosa su questo, su questa paura che abbiamo, perché mi ci metto anch'io.
Grazie, no, no, ma è importante questo aspetto. Io ci sto riflettendo molto su questo e sto arrivando a una conclusione, che la nostra paura prima di tutto è una paura nostra, della tribù bianca. Guardate che per questi 500 anni noi abbiamo colonizzato il mondo. Pensate a quello che abbiamo combinato, dalla schiavitù al colonialismo. Guardate, non avete l'idea, ancora noi italiani non ci siamo ancora resi conto del nostro colonialismo, quello che abbiamo combinato. Parlavamo della Libia prima, se c'è un popolo che ci odia, il popolo libico, durante l'occupazione abbiamo su 800.000 persone che vivevano allora in Libia, ne abbiamo impiccate, fucilate 100.000. Non avete l'idea che razza di robe che abbiamo combinato? È come se fossimo innocenti, italiani, brava gente, cavoli. Quando è stato questo il colonialismo, il neocolonialismo, il neoliberismo di oggi. Notate, è la tribù bianca, l'Europa, gli Stati Uniti, l'Australia, il Canada. Oggi ci sentiamo sommersi da una marea di altri colori. E questo ci fa una paura boia. Noi dobbiamo uscire da quello che Pierre Claverie, forse qualcuno ha sentito parlare, è appena stato beatificato, il vescovo di Oran, ucciso nel 96, parlava della bolla coloniale. Diceva, io era nato in Algeria da una famiglia francese che era in Algeria da 4 generazioni. Sono vissuto in una bolla coloniale. Io non ho mai incontrato, c'è un bellissimo testo veramente di un teatro, è stato messo in teatro Pierre e Mohammed, in cui lui descrive proprio questa bolla, dice io non ho mai incontrato l'arabo, non ho mai incontrato il musulmano. È stato a un certo punto poi uscito, è andato in Francia a studiare, è entrato in una crisi profonda, ha incominciato a capire in che razza di bolla coloniale era vissuto. E ha incominciato la sua conversione, che l'ha portato poi a diventare prete, religioso domenicano, e è ritornato in Algeria, in un momento drammatico dell'Algeria, la guerra d'Algeria, i jihadisti e i qaedisti che volevano assolutamente prendere il governo e la resistenza che c'è stato contro questo. Ha deciso di rimanere in Algeria, è stato ammazzato lui con il suo giovanissimo aiutante, lo aiutava quando era libero, Mohammed, e sono saltati per aria in una bomba che i qaedisti hanno messo nell'episcopio quando è entrato, è ritornato e sono saltati per aria. Sangue cristiano e sangue musulmano. Sentite come lui esprime in una maniera straordinaria, dice scoprire l'altro, vivere con l'altro, ascoltare l'altro, lasciarsi anche plasmare dall'altro. Tutto questo non significa perdere la propria identità, rinnegare i propri valori, vuol dire piuttosto concepire un'umanità al plurale, un'umanità al plurale. Nell'esperienza che ho fatto della chiusura, poi della crisi, dell'emergere dell'individuo, ho acquisito la convinzione personale che l'umanità esiste soltanto al plurale e che dato che pretendiamo di possedere la verità o di parlare in nome dell'umanità, cadiamo nel totalitarismo e nell'esclusione. E dice fra parentesi, nella Chiesa Cattolica ne abbiamo triste esperienza per tutto il corso della nostra storia. Pensiamo alle crociate, alle guerre di religioni, all'Inquisizione, al bruciare le streghe. Abbiamo bruciato 200.000 streghe in Europa nel 1600-1700, tutto in nome della verità. Notate, dice... E dice nessuno possiede la verità, è bello un vescovo che lo dice, pagata col sangue, ha fatto questo discorso l'anno prima di essere ucciso, nessuno possiede la verità, ognuno va alla sua ricerca,
Certo, esistono verità oggettive, ma che ci superano tutti, alle quali non è possibile accedere che al termine di un lungo percorso, ricomponendo quella verità un poco alla volta, spigolando nelle altre culture, negli altri tipi di umanità, quello che anche altri hanno acquisito, hanno cercato nel loro rispettivo cammino verso la verità. Io sono un credente. Credo che Dio c'è, ma non pretendo di possederlo, né tramite Gesù che me lo rivela, né tramite i dogmi della mia fede. Dio non lo si possiede. La verità non la si possiede. E io ho bisogno della verità degli altri. È l'esperienza che faccio oggi assieme a migliaia di algerini, condividendo l'esistenza e le domande che tutti ci facciamo. Notate che razza di profondità di un uomo e che razza di cammino, decidendo di rimanere sapendo che era minacciato. Per che cosa? Per un'Algeria al plurale. E quella la grande sfida, non è soltanto quello che chiedevate di sentirvi traditi dall'uno dall'altro. Il problema che oggi abbiamo anche qui in Italia adesso è il problema dell'altro. Notate che finché noi i poveri li avevamo lontani, quanto eravamo generosi, quanta roba abbiamo inviati. Adesso che ce li abbiamo vicini, apriti o cielo. E notate che questo, molto di questo rifiuto dell'altro è motivato politicamente. Guardate che quello che è avvenuto in questo paese è di una gravità estrema, non è solo Salvini, per favore. Tutta questa storia è incominciata con la Turco-Napolitano, che ha creato i CIE, è continuata con la Bossi-Fini, una legge che deve essere abolita perché non riconosce gli immigrati come soggetti di diritto come la Costituzione chiede, ma li riconosce come forza lavoro pagata a bassissimo prezzo. Quando non ci servono più li rispediamo al mittente, seguita dai decreti Maroni, ma neanche l'apartheid in Sudafrica ha inventato robaccia del genere. Uno dei decreti Maroni dice che se una donna migrante non ha i documenti e deve partorire, partorisce in ospedale, non può riconoscere il proprio figlio. Capite che razza di roba, guardate, seguito poi da tutto quello che è avvenuto dopo, il trattato di Minniti con la Libia. Ma non avete l'idea, ragazzi, guardate, io ho solo una parola. Quello che oggi noi diciamo dei nazisti, i vostri nipoti, i nostri nipoti lo diranno di noi. Non avete l'idea di quello che è avvenuto in Libia con quel blocco che abbiamo fatto. Non avete l'idea. Io ho qui il rapporto sotto mano dell'ONU. Io non ho mai visto un rapporto dell'ONU firmato in una maniera 50 pagine. Parte con disperato e pericoloso. Rapporto sulla situazione dei migranti, dei diritti umani dei migranti in Libia, è devastante. Il problema è nostro. Guardate che quando saremo portati tutti in tribunale, l'Italia sarà portata in tribunale su tutte queste questioni. Adesso si è aggiunto Salvini con questo decreto, che è qualcosa che sta creando una società di apartheid. E capite subito dove stiamo arrivando, e capite allora come la paura dell'altro è creata in continuità. E qui dobbiamo davvero, come Chiesa, dobbiamo essere presenti con tutta una, dobbiamo davvero darci da fare per aiutare tutti a capire che l'altro è ricco per me perché è diverso da me. Io porto questa sciarpa, tutti pensano che sia la sciarpa della pace, ma non lo è. Manca dei colori qui. Da dove viene sta roba? Si chiama Wheat Palace, viene dall'Ecuador, è fatta da un gruppo di indios che ci mandano un messaggio in codice. Guardatelo bene, mancano dei colori, fra l'altro, se fosse la sciarpa della pace. Poi c'è una cosa particolare, non so se la notate, che c'è un colore che li attraversa tutti, un rossastro, una specie di rosso che attraversa tutti i colori. Cos'è il messaggio? Gli indios ci dicono,
è un gruppo di indios che lotta per la propria sopravvivenza, dicono: noi stiamo lottando per la nostra civiltà, per la nostra cultura, per la nostra esperienza religiosa e giù, però noi non siamo la cultura, la religione, la civiltà, la teologia, la filosofia e giù, siamo una delle culture, una delle esperienze religiose, se tutte le culture, le esperienze religiose, le varie razze si intersecano, avremmo quello che il grande vescovo di Molfetta, Tonino Bello, ci richiamava, avremmo la convivialità delle differenze. Guardate che il mondo o sarà così o saremmo condannati a sbranarci vicendevolmente, non c'è via. Ecco perché l'altro deve diventare ricchezza per me, ricco per me, perché differente da me, che mette in discussione questo sistema che ci impone un pensiero unico, un'unica, ma siamo davvero, ecco perché è così importante questo ruolo e questa dimensione culturale che prima io non avevo sottolineato, ho voluto darvi, ma è fondamentale. Qui come chiese, le chiese devono giocare un ruolo fenomenale in tutto questo. Ecco, allora però questo richiede un bel sforzo da parte nostra, perché dobbiamo tutti uscire dalla bolla coloniale in cui siamo cresciuti. Io per primo, guardate, ce n'è voluto anche per me uscirne fuori, ma è una conversione che poi ti apre a una grande ricchezza. Ricordo l'ultimo momento che sono stato a Corococcio, era il 17 aprile 2002, e un gruppo di pastori delle varie chiese e chiamiamoli responsabili delle piccole comunità cristiane, mi ha detto: Alex, tu non puoi uscire di qui se noi non preghiamo su di te. Dico: che bello. E siamo trovati la sera, proprio prima, il giorno dopo partivo, in questa stanza, una preghiera bellissima, si è lavorato sulle 3 ore. Alla fine della preghiera uno ha detto: inginocchiati, mi sono inginocchiato in mezzo a loro. Un altro ha detto: imponetemi le mani, mi sono sentito centinaia di mani sulla testa. E un pastore di una chiesa indipendente africana, se non mi sbaglio, il reverendo Timothy, ha cominciato una preghiera carismatica, lunghissima, un 10 minuti. Verso la fine diceva: papà, grazie perché Alex ha camminato con noi, ma ti prego papà, dona a padre Alex il tuo Spirito Santo. E la gente che mi schiacciava a terra per darmi il suo spirito, donali il tuo spirito perché adesso possa tornare dalla sua tribù bianca e convertirla. Guardate che se la tribù bianca non si converte, non c'è speranza né per noi né per loro. Ecco perché per me oggi la missione è globale. Buon lavoro a tutti voi. E ora una domanda per Gabriella. Ah, vuole aggiungere Perla, qualcosa? Posso aggiungere una cosa sulla paura? Perché assolutamente. Insomma, mi sembra carino, visto che siamo qua, ce l'ho da dire. Ma di che paura stiamo parlando? No, cercate di riassumerla un attimo a me, perché io non l'ho capita. Qual è la paura? Scusatemi. Basta una parola, per aiutarmi a capire. La paura nell'altro? La paura nel sistema? È il sistema che vi spaventa? Buongiorno, c'è qualcuno? La paura in cosa? Di che cosa avete paura? Di che cosa abbiamo paura? Ce l'ha con voi. Non so se... Forse del futuro. Di cos'altro? Di mettersi in gioco e sporcarsi le mani. Sì. Altri contributi, idee? Cose che vi terrorizzano? Non ho sentito? Dai, dai, forza, ti sento. Tranquillo. Di affrontare qualcosa più grande di noi. Esatto. Il sistema. Esatto, perfetto. Altri contributi?
di fallire. Oh, fantastico. Io sono fallita. Sì, sono fallita. Sono fallita come tanti di noi. Fallire vuol dire cadere, spaccarti il ginocchio, imparare qualcosa in più e tenerlo a mente dopo. E non vi dico cavolate, cioè io una volta veramente, oltre ai fallimenti sul lavoro, sullo studio, nelle relazioni che capitano, mi sono veramente spaccata il malleolo. Sono andata in Afghanistan a lavorare col malleolo rotto, ma per tutto il percorso e anche dopo mi sono detta: ora so come si sente uno che non ha l'uso delle gambe, ma se io non cado, non lo so. Quindi ci sono sicuramente tantissimi elementi, no? Però fallire non fa male, ve lo assicuro, è una lezione anche quella. Il sistema è interessato che tu abbia paura, tornando a quanto dicevamo prima, e Salvini soltanto, sono d'accordo con padre Alex, è soltanto la punta dell'iceberg di quanto l'imbarbarimento della nostra cultura è già in corso. Lui riflette le persone che lo hanno scelto, ragazzi, perché è semplicemente più comodo, invece di dirvi siamo alla fame, abbiamo perso le terre, ce le siamo giocate, vi abbiamo messo a lavorare in azienda, peccato che le aziende falliscono. Cioè, invece di riconoscere che è un sistema che sta morendo e che è morto, è più facile prendere il capro espiatorio. Lo facciamo da millenni, ragazzi, da millenni, perché non è che è la prima volta che succede questa cosa. Allora, quando c'è un male che mi spaventa che possa arrivare, la miglior cosa da fare è ammalarsi. Ammalarsi di gioia, del rischiare, del conoscere la mia paura. Soluzioni pratiche ci chiedevate, Perle e Francesco, pratiche. O voi prendete, fate un bel viaggio per un paio d'anni in paesi che non conoscete e vi prendete il tempo di prendere il caffè, di ascoltare, di scambiarvi libri, opinioni con persone che incontrate, e non per il loro colore, razza, religione, ma semplicemente per come si chiamano, ok? Senza barriere. O voi vi prendete questo lusso se lo avete, o soluzione molto pratica, che io già pratico, sono volontaria perché non ho spazio, guardate i modelli di inclusione sociale che stanno portando avanti Refugee Welcome Italia e il consorzio Farsi Prossimo a Milano. Loro sono una rete di persone come me, come voi, che hanno una casa e accolgono richiedenti asilo o rifugiati per un periodo. Ed è uno scambio bellissimo, perché tu impari da lui e lui impara da te. Sono due culture in un contesto protetto che si mettono a confronto. Questo, se volete conoscere l'altro, è già disponibile a farlo. Refugee Welcome Italia, io sono una volontaria, e il consorzio Farsi Prossimo. Sono sicura che con tutte le famiglie che abbiamo qua potrebbe essere anche un'esperienza per la diocesi, che tra l'altro, scusatemi, prima ho dimenticato di ringraziare per avermi invitato perché parlavo, ma che ne dite? Potrebbe essere un qualcosa interessante? Un'altra domanda dal pubblico, sempre per Gabriella. Abbiamo parlato, il sottotitolo del meeting è il circuito che riattiva la vita. Sia lei, Gabriella, attraverso la sua esperienza, sia padre Alex, ci avete presentato un'esperienza di missione, di andare incontro al mondo. Noi siamo tutti ragazzi che studiano, lavorano, hanno delle professionalità, chi è psicologo come lei, chi è infermiere, chi è medico, chi è avvocato, ingegnere, qualsiasi altro tipo di professionalità. E vogliamo sapere, a prescindere dalla visione all'estero, da questa apertura verso il mondo che deve esserci sempre, come possiamo noi, nel nostro piccolo, creare rete, fare questo qui, senza però che la rete diventi il fine che si sostituisca.
ma che sia una tensione verso qualcos'altro. Ecco, volevamo in questo senso, voi siete tornati poi dai vostri viaggi, avete messo la vostra esperienza, la vostra conversione anche a servizio dell'Italia. Ecco, cosa possiamo fare noi localmente per applicare quello che voi avete imparato? Grazie Perla, allora cerco di... Mi sentite? Sì. Allora, conversione, mentre tu mi parlavi mi veniva in mente anche questa bellissima parola che è contaminazione, nel senso che io mi converto perché assorbo te, le tue usanze, le tue storie, l'altro da me, e allo stesso tempo accade a te, che ti contamini con me, quindi è proprio la gioia dell'incontro. Quindi se ho capito bene, la riflessione di Perla è voi siete andati, avete appreso, vi siete sporcati le mani, vi siete contaminati con l'altro. Noi che siamo qua, che cosa possiamo fare per contaminarci anche noi? Giusto? Conoscere. Conoscere, per esempio, uno dei metodi, se c'è la curiosità, io credo che sia insita nell'essere umano, e la paura è soltanto un attimo, non la prendiamo neanche troppo in considerazione quando capisci che non è la paura dell'altro, ma è come la manipolano che ti deve far paura. Allora forse lì vale la pena partecipare a incontri, vale la pena mettere la propria casa a disposizione, come dicevo prima, per invitare altre culture e darle accoglienza. Vale la pena partecipare a conferenze, vale la pena fare convivi con altre culture. Non so qui da voi, ma a me piace molto, rimane sempre molto impresso quando vengo invitata e quando le si organizza anche noi. Cenoni, ci sono donne marocchine, egiziane, italiane, francesi, irachene, tutte insieme intorno a una cucina che si mettono a preparare cose e invitano i gruppi, le comunità. Contaminarsi, avere veramente la curiosità di incontrare l'altro. E non lo so, come può fare un ragazzo oggi? Io vi porto l'esempio, ultimamente sto collaborando nelle scuole del Corvetto. Io a Milano abito in questa zona di Milano Sud, che amo tantissimo, che è altrimenti chiamata il Maghreb, perché è una colonia del Maghreb. E lavoro, collaboro nelle scuole di questa realtà dove c'è un'altissima presenza migratoria. Per cui ci sono tantissime comunità che affiorano questa scuola e io vedo, ma questo me lo raccontano i docenti, la direttrice e la dirigente scolastica, che i bambini sudamericani, Maghreb, Africa nera, Asia, Cina, non hanno nessun problema a giocare tra di loro, cioè stereotipi zero, non li hanno ancora acquisiti, non li abbiamo ancora inscatolati i bambini in qualche modo. Il problema nasce con le adulte, gli adulti, cioè queste mamme italiane, francesi, tutte quante, che essendo già poverine inscatolate dall'esistenza, fanno fatica a confrontarsi con l'altro e lo percepiscono con pregiudizio. Il che è un problema perché quando poi il bambino del Maghreb, che vive la continuità con l'altro giornalmente come se fosse la cosa più naturale del mondo, arriva a casa sua, cito il bambino del Maghreb, ma potrebbe essere anche quello italiano, e si sente la mamma, ma quelli là sono musulmani, attenzione, ma quelli là usano il velo, attenzione, ma... Allora vivono una dicotomia fortissima. Il gioco lì su cui noi stiamo investendo, e lo facciamo come artefatto onlus proprio perché io mi diverto a fare queste robe, è di prendere le mamme italiane e straniere tutte insieme e passare i pomeriggi a leggerci fiabe. Sì, noi ci sediamo, parliamo, utilizziamo le fiabe come stratagemma per risalire un po' agli assunti di base. Dietro ogni fiaba c'è un assunto della tua cultura. E voi sapete che le fiabe tradizionalmente
vengono da un'unica parte del mondo, nel senso che non erano mai scritte prima, sono state trasmesse in forma orale, per cui la stessa fiaba ha viaggiato di bocca in bocca per secoli e secoli, per essere poi sistemata nella cultura locale. Ma di fondo queste fiabe hanno gli stessi identici valori, quelli di cui parlavamo prima, di un'unica famiglia umana: amore, empatia, rispetto, giustizia. Ecco, noi lo stiamo facendo attraverso le fiabe. Inventatevi voi delle occasioni, se non è l'accoglienza in famiglia, se non è andare a fare delle gite insieme, se non è promuovere qualcosa sul territorio. Chiedevo ieri a Don Luca, perché appunto è un tema a cui io sono molto sensibile, come è stata gestita da queste parti l'accoglienza dei richiedenti. Ci sono degli SPRAR che funzionano, grazie a Dio, ma ormai tra l'altro non è neanche più possibile fare tanta accoglienza per richiedenti, perché come sapete con Salvini li sta sbattendo tutti fuori. E andate a cercarveli, create occasioni, una partita di pallone, una lettura insieme, un pranzo, una cena. Non so se ho risposto, ci ho provato, ma se ci sono altri stimoli, quando volete. Un attimo, perché prima di tutto la missione, vorrei che davvero ritorno semplicemente sul concetto che la missione oggi è globale. Fino a ieri abbiamo sempre pensato che noi mandavamo missionari nel sud del mondo, adesso la missione viene a noi e non riusciamo ad accoglierla, questa missione che il Signore ci sta mandando anche per convertirci. Davvero, se non, io ve l'ho detto prima con molta chiarezza, se non mettiamo in crisi, convertire vuol dire mettere in crisi un sistema economico, finanziario, militarizzato, e che sta creando il caos sul pianeta, ammazzando persone con guerra, impoverendo tantissime persone, cioè un sistema di morte, non c'è nulla da fare su questo. E questo sistema in buona parte oggi è tenuto in mano dalla tribù bianca, sta arrivando la tribù gialla e tutti gli altri che ci fanno paura, per cui noi dobbiamo incominciare a capire che non dobbiamo uscire fuori da questo, cominciare a capire che siamo responsabili di questi disastri. La missione, ecco perché è importante camminare con i poveri, ma poi ritornare a casa. Non per riposare, come spesso noi missionari siamo tornati qui per riposare, tirare su un po' di soldi per tornare, no, tornare in patria e rimettere in discussione sistemi che schiacciano e che uccidono. Voi non avete l'idea, per favore, delle dichiarazioni di situazione che continuiamo a portare avanti. Guardatevi semplicemente i viaggi di Gentiloni e di Renzi in Africa. Renzi ha visitato la Tunisia, Congo Brazzaville, Angola e Mozambico. Perché? Sono depositi di gas e di petrolio. In Mozambico l'Eni ha scoperto forse il più grande deposito di gas al mondo, di cui quasi nulla va ai mozambicani. È tutto esportato fuori. Una suora mi diceva: non riusciamo neanche a trovare il gas per cucinare. Capite che quello che sta avvenendo, se noi non incominciamo a rimettere in discussione tutto questo, è quel legame fra fede e vita a cui Papa Francesco continua a menarla. Ecco perché la missione oggi è oggi, noi in Europa siamo diventati un continente pagano che ha bisogno di convertirsi, altrimenti guardate, davvero non c'è futuro né per noi né per loro, perché così non si può andare avanti. Ecco la conversione, che è personale, è chiaramente la chiamata, ma è altrettanto profondamente comunitaria. Se le comunità non cambiano, e cambiano se noi cambiamo dentro una comunità, è chiaro che le cose non cambiano, non possono cambiare. È fondamentale questo aspetto fra il personale e lo strutturale. E io ringrazio Papa Francesco che ha messo sugli altari l'arcivescovo Romero.
semplicemente per quello che ha continuato a dirci, quel discorso che Romero ha fatto quando gli hanno dato la laurea honoris causa a Louvain in Belgio, è stato di una mamma carola, perché l'abbiamo dimenticato come cristiani, la relazione fra il personale e lo strutturale. Dobbiamo, ecco là, questo secondo me è fondamentale. Per fare questo l'importanza di avere quindi comunità cristiane, ma che vivono in maniera alternativa al sistema entro cui viviamo. Le prime comunità cristiane, ma perché Paolo ha fondato quelle comunità lungo le strade dell'impero? Fondava che cosa? Delle piccole comunità che vivevano in maniera alternativa al sistema imperiale romano. E quel sistema di vita era estremamente attraente per tanta gente. Papa Francesco ha ragione a dire basta col proselitismo, sì all'attrazione, la bellezza di vedere comunità cristiane che vivono in alternativa alla società che ci sta attorno. Ecco un po' una brevissima riflessione su questo, per realizzare questo, e concludo, l'importanza di avere movimenti popolari. I tre discorsi che Papa Francesco ha fatto ai movimenti popolari sono tre capolavori. Chi è che ha pubblicato questo libro? Lo leggete sotto? Chi è la casa editrice? Il Manifesto. Ma è possibile che tre discorsi bellissimi di Papa Francesco è dovuto farlo il Manifesto a pubblicarla sta roba? Sentite, e il Papa, sentite, io entro semplicemente, vi do due indicazioni di questo discorso che per me è fondamentale. Il Papa dice stiamo attenti nei movimenti popolari a due grossi pericoli. Primo pericolo è quello della tentazione di che cosa? Dice, sentite il Papa, a qualsiasi persona che sia troppo attaccata alle cose materiali o allo specchio, a chi ama il denaro, i banchetti esuberanti, le case sontuose, gli abiti raffinati, le auto di lusso, consiglierei di capire che cosa sta succedendo nel suo cuore e di pregare Dio di liberarlo da questi lacci. Ma parafrasando l'ex presidente latinoamericano che si trova qui, ero presente anch'io in questo momento, Mujica dell'Uruguay, dice, parafrasando Mujica, colui che sia affezionato a tutte queste cose, per favore, che non si metta in politica, che non si metta in un'organizzazione sociale, in un movimento popolare, perché farebbe molto danno a se stesso, al prossimo, e sporcherebbe la nobile causa che ha intrapreso. E che neanche si, e lì si è fermato, ero presente, e dice non è scritto nel testo ufficiale, lo aggiungo io, non entri neanche in seminario, la tentazione è per tutti, per favore, capite un po' cosa siamo tutti, quindi questa è la prima tentazione, da stare attentissimi a tutti questi livelli quando facciamo davvero dei movimenti popolari. La seconda tentazione del Papa è quello di lasciarsi imbrigliare, sentite che discorso, primo dice non lasciarsi imbrigliare perché alcuni dicono la cooperativa, la mensa, l'orto agroecologico, le microimprese, il progetto dei piani assistenziali, fin qui tutto bene, finché vi mantenete nella casella delle politiche sociali, finché non mettete in discussione la politica economica o la politica con la maiuscola, vi si tollera. Quelle idee delle politiche sociali concepite come una politica verso i poveri, ma mai, mai con i poveri, mai dei poveri, e tantomeno inserita in un progetto che riunisca i popoli, mi sembra a volte una specie di carnevalata per contenere gli scarti del sistema. Quando voi, dal vostro attaccamento al territorio, dalla vostra realtà quotidiana, dal quartiere, dal locale,
dall'organizzazione del lavoro comunitario, dai rapporti da persona a persona. Osate mettere in discussione le macro relazioni. Quando strillate, quando gridate, quando pretendete di indicare al potere un'impostazione più integrale, allora non ci si tollera più. Non ci si tollera più perché state uscendo dalla casella delle politiche sociali, vi state mettendo sul terreno delle grandi decisioni che alcuni pretendono di monopolizzare in piccole caste. Così la democrazia si atrofizza, diventa un nominalismo, una formalità e va avanti di questo. Notate che quando il Papa a un certo punto ha salutato i delegati dei movimenti popolari a livello mondiale, ha detto: l'ultima volta che ci siamo visti qui in Vaticano c'erano delle persone fra voi, oggi non ci sono più. Parlava della Berta, fatta fuori, donna straordinaria, in Honduras non c'era più. 10 almeno dei delegati erano considerati nei vari stati terroristi dai governi. Capite a che razza di impegno ci sta portando Papa Francesco? È davvero un rimettere in discussione un sistema entro cui viviamo, ecco davvero il non lasciarsi imbrigliare dalle varie iniziative, sai, cooperative, ma insieme muoversi per cambiare radicalmente le macro relazioni, il sistema di cui vi ho parlato prima. Questo diventa oggi fondamentale. E capite, lei ha fatto riferimento prima a Mimmo Lucano. Io ho fatto il campo di lavoro con i giovani quest'estate a Riace. E quando ho invitato il sindaco a parlare ai giovani, lui si è commosso e ha detto: domani incomincio il sciopero della fame ad oltranza. Ci ha lasciati tutti così. E difatti era commosso quella sera, e i giovani hanno cominciato a dire: è stato i giovani che hanno digiunato anche 3 giorni interi senza toccare cibo con lui. Notate, ma pensate a pensare un uomo come questo poveraccio di uomo, Mimmo Lucano, che la magistratura ha settacciato tutto quello che aveva, hanno trovato soltanto 300 euro. Non ha neanche una macchina, l'hanno imprestata, non ha una casa. Aveva una famiglia, se l'è giocata tutta per questo progetto, è sposato, ha 3 figli, la moglie che era parte del progetto che insegnava i poveracci di Riace, si è giocato tutto. Ma è mai possibile in una Calabria che è pregnata di 'ndrangheta? E ricordo a tutti voi che la 'ndrangheta è la più potente organizzazione mafiosa al mondo. Pensate che riesce ad ottenere la droga, prende la droga senza pagarla, la paga l'anno dopo. Unica organizzazione, il cartello di Medellin ce l'hanno in mano loro. È mai possibile che una magistratura vada a prendersi contro un uomo che ha lottato tutta la sua vita contro la 'ndrangheta e farlo fuori in questa maniera? Oggi Riace è desolato, non c'è più nulla, stiamo cercando adesso di dargli a mano e vedere un po' come riprende. Perché? Ma perché è un simbolo, è una lotta politica questa fatta dal potere, perché è scomodo Riace, perché ricorda a tutti noi che tanti paesini, anche qui mezzi vuoti, possono essere ripopolati da chi viene a noi, che ha bisogno di una patria nuova dove ricominciare. Capite? Ecco la grande lotta, ecco dove dobbiamo starci dentro a questo. Ecco il mio invito. Ragazzi, tocca a voi soprattutto incominciare a pensare alla grande, cominciare a capire che le cose devono cambiare, che ognuno di noi deve cambiare, ma devono cambiare le macro relazioni, l'economia, la finanza, tutte le strutture entro cui viviamo devono cambiare, perché noi crediamo in un Dio della vita che ci ha inviato Gesù perché abbiamo vita e l'abbiamo in abbondanza. Allora non possiamo stare così come stiamo. Dobbiamo tutti impegnarci davvero perché la vita vinca. E grazie a voi.
120 secondi per salutarci, per dire grazie a padre Alex, a Gabriella, di averci confermato in quest'ultimo momento che la vita è fatta di incontri, che quello che siamo sono gli incontri che facciamo, anche quello di oggi, che è giunto al termine di una 3 giorni, al 4° anno di questo meeting chiamato Me We, perché quella dimensione personale, strutturale, è ciò che ci ha spinto sin dall'inizio a vederci. Io volevo ringraziare tutti, in particolare voi che siete venuti qui quest'anno, che siete ritornati molti, e vorrei ringraziare quanti hanno reso possibile questo momento. Mi verrebbe da dire Don Luca, Sor Luisella, tante altre persone, i nostri magnifici dell'Ufficio Comunicazioni Sociali che ci fanno ritrovare insieme, ma tanti di voi. E vorrei dire a padre Alex e a Gabriella che se non diventate subito cervelli in fuga immediatamente, io credo che questo prossimo anno che ci separa dal prossimo meeting potrebbe avere delle cose molto concrete in cui ritrovarsi. Una, noi siamo qui a 2 passi da Amatrice e Accumoli, cioè nel cratere del sisma. Ci sono qui una dozzina, se non di più, che lavorano nell'impresa sociale per rigenerare questi territori, di cui il terremoto è stato soltanto l'epilogo di una vicenda che già si protraeva nel tempo. Credo che noi su questo dobbiamo continuare a impegnarci per fare in modo che questo evento tragico possa essere un'occasione di rinascita. Ma voglio dire anche che le comunità Laudato Si, che come diocesi abbiamo promosso insieme con Carlo Petrini di Slow Food in tutta Italia e anche all'estero, e anzi dico anche a voi, se potete dateci una mano per far crescere questa sensibilità dentro e fuori la Chiesa, e che al momento sono una quarantina. Io sabato andrò a Treviso, Maria Luisa va, dove vai? Vicino Mantova, stanno cominciando a nascere, ma dobbiamo farle lievitare anche nel nostro territorio. Questo è un altro aspetto, e siccome Sor Luisella da poco ha preso anche la responsabilità della Migrantes, a me quest'idea di fare qualche cosa che a partire dal mangiare insieme ci metta un po' attorno a una tavola, in fondo anche Slow Food è nato così, all'inizio l'hanno presi per dei mangiatori insaziabili, ma poi da lì sono partiti per fare un cammino ulteriore, può essere un'altra tappa che ci vede insieme. Insomma, il meeting finisce quello di oggi, ma continua anche attraverso questi altri appuntamenti. Grazie e buona domenica a tutti. Un attimo, non vi alzate, che abbiamo un po' di cose da dirvi, altrimenti quando vi ribecchiamo? Ecco. Allora, a proposito di iniziative, una di cui vogliamo parlarvi è la GMG di Panama, dato che non ci andremo, però la possiamo vedere e vedere insieme. Il 26 e il 27 gennaio troverete giù in fondo al solito tavolino dei nostri libri tutti i volantini, e sarebbe una prima buonissima occasione per rivederci tutti insieme. E niente, è vero, come dice il Vescovo, oggi finisce questo meeting 2.0 qui all'Onessa del 2018. Però usciti da quella porta, ragazzi, quello che voglio dirvi anche alla luce dei gruppi che abbiamo fatto ieri, voi non siete soli, l'importante è guardarsi intorno, e la rete di cui parlavano i nostri ospiti oggi è già qui, se voi ci credete, anche perché ci sono tante anime qui in mezzo, ma siamo uno solo e lo vedete. Grazie a tutti, ragazzi. E un'altra cosa. E adesso Mattia ci spiega finalmente qual è il significato dell'ultima terra nel sacchetto. Prego Mattia. Più che la terra, è arrivato il momento di spiegare perché abbiamo messo il talento nel sacchettino. Allora, voi sapete che ogni seme germoglia grazie alla terra. Prima muore, poi ritorna alla vita, quindi risorge. E questo è il talento. Arrivate a casa, tornate a casa, estraete il vostro talento, fatelo quindi germogliare e accuditelo e fatelo crescere. Questo è voluto essere il significato che ha accompagnato questo gesto, e fatelo crescere in tutte le dimensioni sociali, cioè in tutte le tipologie di terre in cui lo avete seminato, appunto, in cui lo avete piantato. Grazie a tutti. E un'ultima cosa, buon anno! Ah ragazzi, l'ultimo selfone, ragazzi, questo è istituzionale, eh?
è l'appendice di Patrizia questo. Sì, tutti qui davanti e poi scatta David.